Benvenuti in questa nuova puntata di Anima Selvaggia. Oggi parliamo delle funzioni e dell'importanza che hanno i parchi faunistici, come questo, la Torbiera di Agrate Conturbia in provincia di Novara. Ebbene, la Torbiera intanto prende il suo nome grazie alla zona umida che è innanzi a noi. Perché è nato questo parco? Beh, per uno scopo fondamentale: la tutela, la protezione e la salvaguardia delle specie in via di estinzione. Infatti, in questo parco esistono molti progetti di riproduzione e conservazione di queste specie. Ma come funziona esattamente un progetto di conservazione o di riproduzione di queste specie? Beh, prendiamo per esempio due specie simbolo: il cervo delle Filippine, che è un erbivoro, e il leopardo dell'Amur, che è un carnivoro. Ebbene, per quanto riguarda gli erbivori, il percorso è più snello e oserei dire più semplice. Infatti, qui vi sono delle coppie. Per esempio, di cervo delle Filippine, queste vengono indotte alla riproduzione, ricreando l'ambiente di origine e fornendo loro tutte le possibilità di sopravvivenza e di comfort, se così possiamo dire. Una volta che una coppia partorisce dei cuccioli, questi verranno svezzati. E poi, una volta indipendenti, verranno scambiati con altre strutture simili, cioè altri parchi faunistici. Ci tengo a sottolineare che tali progetti sono sempre fatti in coordinazione e in collaborazione con enti scientifici, governativi e internazionali. Bene, una volta che quindi il cucciolo è diventato indipendente, verrà scambiato quindi con altre strutture per arricchire il patrimonio genetico. Una volta fatto ciò, i cuccioli della generazione successiva, svezzati e resi indipendenti, verranno reintrodotti nelle aree tutelate dei paesi di origine. In questo modo, l'obiettivo da raggiungere, e che è stato raggiunto proprio con il cervo delle Filippine e grazie alla torbiera, è quello di recuperare il numero di individui tali da scongiurare il pericolo di estinzione per questa specie. Parliamo invece ora dei progetti di conservazione dei carnivori, come il leopardo dell'Amur. L'Amur è un fiume, una zona della Siberia orientale, dove vive anche la tigre dell'Amur, che abbiamo visto nelle puntate precedenti. Bene, una volta che i cuccioli di leopardo sono venuti alla luce, sono stati svezzati e resi indipendenti, anche qui verranno poi scambiati con altre strutture simili e che partecipano agli stessi programmi di conservazione e riproduzione delle specie minacciate. Le generazioni successive di questi animali verranno poi reintrodotte in aree di ambientamento nei paesi di origine. Perché? Perché un predatore ha bisogno di allenarsi e di recuperare l'istinto alla predazione, alla caccia. Quindi gli verranno somministrate prede già morte, ma anche selvaggina viva. Le generazioni successive che nasceranno da queste aree di ambientamento verranno poi col tempo immesse proprio in natura, ma in oasi di protezione molto più grandi di quelle di prima. Un'altra cosa che viene attuata con questi programmi è la conversione del lavoro, perché purtroppo in queste aree le specie minacciate di estinzione lo sono proprio perché vengono cacciate tramite il bracconaggio, che è un'attività illegale venatoria. Ebbene, grazie a questi progetti intergovernativi, i bracconieri vengono assunti e vengono pagati per fare i guardia parco e quindi per tutelare queste oasi contro altri bracconieri. E il progetto sta funzionando perché dai dati delle fototrappole possiamo notare un aumento degli individui, delle popolazioni che sono studiate in quei luoghi.
grazie per averci seguito anche in questa puntata di Anima Selvaggia e noi vi aspettiamo alla prossima puntata. Ciao!